giornata. È con piacere che condivido i risultati che ha ottenuto l'Officina Persone e Comunità Servizi Sociosanitari nei 4 anni di lavoro di Cantiere Friuli, di questi primi 4 anni di lavoro di Cantiere Friuli. L'Officina si è focalizzata molto sul tema della fragilità, dell'invecchiamento e delle buone pratiche. Per fare questo, con un metodo di ricerca, ha messo a punto uno strumento per la valutazione delle buone pratiche e ha coinvolto tutti gli attori di queste buone pratiche, dal terzo settore all'ANCI, a Federsanità ANCI, alla Regione e ai vari comuni. Questo è stato un momento molto importante che ha trovato un primo momento di sintesi in un convegno tenuto a Tolmezzo, dove si sono presentate, si sono condivise delle buone pratiche presenti nel nostro territorio regionale, e poi in un secondo momento tuttora presente, che è un portale, si chiama Orienta Salute, dentro il quale, accanto alle buone pratiche, vengono proposte in forma divulgativa una serie di informazioni preziose per le persone fragili, sia per orientarsi all'interno dei servizi già esistenti oggi nel nostro territorio regionale, sia per approfondire la conoscenza e l'informazione sulle principali patologie che oggi affliggono le persone fragili. I risultati poi hanno trovato una sintesi in un volume che è stato pubblicato e che ha raccontato e racconta sostanzialmente l'esperienza fatta. Tutto questo è stato possibile grazie a delle reti, è stato possibile grazie alla collaborazione interdipartimentale all'interno dell'università, in particolare tra il Dipartimento di Area Medica e di Scienze Matematiche ed Informatiche, alla Fondazione Friuli e al CREF. Due sono le sperimentazioni compiute nell'ambito dell'Officina Rigenerale della Città e il Territorio, a due diverse scale, una territoriale urbana e a dimensioni di quartiere. In particolare l'attenzione è stata posta a quello che è il Borgo Egrazzano della città di Udine, con l'obiettivo di guardare allo stato di fatto di un quartiere che ha un forte rilievo patrimoniale e che dall'altro lato risulta non sempre adeguato a quelle che sono le aspettative di una vita contemporanea, di esigenze contemporanee. E l'altra sperimentazione è stata su vasta scala, ha indagato quella che è la componente del verde bosco. Dopo un'analisi attenta di quello che è il contesto regionale dello sviluppo del bosco, sia come elemento di risorsa che di risorsa economica che di risorsa sociale, l'attenzione è scesa poi dopo all'uso del bosco come infrastruttura verde, sia di mitigazione che di compensazione, che come elemento di potenziale per quanto riguarda le bonifiche. Ci ha portato l'attenzione a quelli che sono i siti industriali, ponendo al centro, diciamo, specifico della ricerca quello che è il contesto di Tor Viscosa per quanto riguarda le bonifiche, o le aree industriali come ad esempio quella di Amaro o delle zone industriali a Udine Sud per quanto riguarda gli elementi di mitigazione. Alcuni di questi processi hanno portato poi dopo degli approfondimenti concreti, e qui cito l'esempio di Udine per quanto riguarda gli itinerari urbani accessibili, e in tutti i casi sono state occasioni di divulgazione di quelli che sono i nuovi e i necessari obiettivi di una società rispetto a quella che è l'inclusione e la sostenibilità. L'Officina Nuovi Fattori Produttivi e Nuova Imprenditorialità è nata per indagare e riflettere sulla ricchezza imprenditoriale della nostra regione. È una regione che ha una forte e consolidata base manifatturiera, ma che può contare su altre risorse che possono essere meno scontate dal punto di vista imprenditoriale, come l'arte, la cultura, il patrimonio naturalistico, il patrimonio industriale storico. Da questo punto di vista abbiamo raccolto numerose esperienze nell'ambito di una serie di workshop che abbiamo organizzato durante l'Officina, e abbiamo messo a fuoco le dinamiche imprenditoriali nell'arco di 15 anni fino alla fase pre-Covid. E da questo sono emersi sia opportunità che sono state colte dalle imprese, dal nostro territorio, e anche risorse su cui le imprese hanno fatto leva anche per affrontare le crisi del recente passato. Tutti questi elementi sono utili oggi per affrontare le difficoltà del presente. Solo per citare uno degli elementi che sono emersi particolarmente interessanti è la crescita delle attività a maggior valore aggiunto
che rimandano ai servizi per l'innovazione, alla creatività, al digitale, che sono risorse oggi importanti in questo contesto, sono importanti per sostenere comunque lo sviluppo economico del territorio, per costruire relazioni, per lavorare anche in modo sinergico attraverso i vari settori. Tutti questi elementi e risultati che sono stati studiati anche in chiave interdisciplinare sono poi stati raccolti all'interno di uno dei quaderni del cantiere. Ci siamo posti come officina l'obiettivo della rigenerazione del territorio friulano. Il lavoro da noi fatto, in particolare con il libro La Grande Spinta, si rivela oggi, di fronte alla crisi globale che stiamo affrontando, non solo anticipatore di problematiche attuali, ma anche orientato negli obiettivi molto correttamente e collocato al giusto livello di sfida sistemica. Ricordo che la nostra proposta di allora di un piano regionale di rigenerazione del patrimonio edilizio in chiave energetica è diventato poi un piano nazionale con il famoso bonus del 110%, non per merito nostro, ma perché quella era la tendenza che si rendeva necessaria. La situazione però nel frattempo è profondamente mutata ed è peggiorata. Abbiamo avuto un'accelerazione pazzesca con la pandemia, la crisi ambientale, la crisi energetica. Anche sul piano della risposta pubblica, europea e nazionale, lo scenario inoltre è del tutto mutato con il PNRR. Quindi quella rigenerazione territoriale che allora appariva, per così dire, ancora un'opzione, oggi è diventata una necessità. Avremmo dovuto in questo nuovo frangente riprendere in mano tutto il lavoro fatto 4 anni fa e tentare di identificare alcuni grandi progetti territoriali da finanziare con il PNRR. Abbiamo provato a dirlo come officina con il progetto Udine 2050, ma confesso che abbiamo trovato grandi difficoltà. Forse è venuto il momento di tornare a riprendere quei progetti e riaprire un dibattito. L'officina che ho diretto si è dedicata all'innovazione digitale nel nostro territorio. Abbiamo fatto molti esperimenti, dalla sperimentazione di nuovi strumenti digitali per il monitoraggio e la governance del territorio nel Maniaghese, alla costruzione mediante tecniche di intelligenza artificiale di modelli previsionali relativi agli arrivi all'aeroporto di Trieste piuttosto che all'evoluzione dei parametri di qualità dell'aria, alla coprogettazione insieme a una novantina di studenti del futuro digitale della nostra città, al portale del riuso che ha distribuito nel nostro territorio molte apparecchiature tecnologiche e informatiche. Tutti esperimenti che poi hanno sempre, diciamo, evidenziato due aspetti. Il primo, che il nostro territorio e in particolare la pubblica amministrazione è abbastanza appiattito su delle applicazioni informatiche molto tradizionali e non coglie quindi le opportunità delle nuove tecnologie, dell'information technology, dall'intelligenza artificiale al cloud computing e così via. La seconda cosa è che l'università effettivamente può dare un supporto efficace in questo processo di trasformazione digitale che non è solo tecnologico ma è soprattutto culturale, e quindi speriamo che il progetto possa a continuare e ampliarsi in futuro. L'Officina Autonomia e Istituzioni, che ho avuto e ho l'onore di dirigere, si è occupata di un tema di grande importanza per la nostra regione, cioè il riordino del sistema degli enti locali. Tra l'altro in un momento di grandi trasformazioni, non solo a livello statale, ma anche a livello regionale. Ricordo tra tutte l'abrogazione delle province. I modelli di riordino del governo locale che noi abbiamo proposto si sono basati non solo su un'analisi giuridica, ma prima ancora sull'analisi di un dato per noi di fondamentale importanza, cioè il concetto di identità, che infatti abbiamo trattato da una pluralità di punti prospettici, storici, geografici, linguistici. E questo ci ha permesso di creare dei modelli di riordino che siano aderenti alle peculiarità di una comunità plurale, come quella del Friuli Venezia Giulia.
Un tema particolare poi che abbiamo affrontato è quello delle relazioni finanziarie. Senza autonomia finanziaria non c'è autonomia. E in questo senso la Ragione ha accolto un'idea che la nostra officina ha sviluppato, cioè quella di creare un sistema territoriale integrato di finanza pubblica in cui regioni ed enti locali camminano insieme, stanno insieme e costituiscono anche una voce sola nei confronti dello Stato centrale. La sfida che ora ci attende è quella di approfondire il ruolo di protagonista che la nostra comunità regionale può avere nel processo di integrazione europea. L'Officina Demografia e Territorio è nata con l'intento di individuare le criticità, ma anche individuare le opportunità insita nei comportamenti demografici e nello sviluppo della popolazione del Friuli negli ultimi anni e anche nel prossimo futuro. E per far questo abbiamo avviato una serie di studi che riguardano argomenti classici della demografia come l'invecchiamento, la denatalità nel nostro paese e nella nostra regione. Abbiamo provato a disseminare, ma anche a sollecitare il dibattito su queste questioni, portando questi argomenti all'attenzione dell'opinione pubblica. A tal fine abbiamo organizzato alcune riunioni in diverse località del Friuli, in diverse città, come Tolmezzo, come Pordenone, come Gorizia, nella stessa Udine, dove abbiamo portato alcuni primi risultati, alcuni dei quali peraltro ben noti, come il particolare invecchiamento della popolazione in montagna e lo spopolamento della montagna, oppure il forte invecchiamento della popolazione per quel che riguarda ad esempio il goriziano, o ancora la forte emorragia di giovani dal Friuli in generale verso l'estero. A tal proposito abbiamo organizzato e stiamo ancora conducendo una ricerca su tutti i laureandi della nostra università, volta a capire quali sono le loro intenzioni verso l'espatrio, se sono favorevoli o contrari, se intendono andare all'estero o intendono iscriversi a qualche altra università. Ecco, da questo punto di vista abbiamo potuto anche vedere e capire come le cose sono cambiate nel tempo, anche in conseguenza alla pandemia. Un altro aspetto che caratterizza la nostra officina è quello dato dalla collaborazione con altre officine, in particolare con quelle che si occupano degli aspetti sociali e sanitari e di salute in generale. Ecco, anche nel prosieguo del nostro lavoro quello che vogliamo fare è proprio continuare a collaborare con le altre officine. L'Officina Montagna è stata l'ultima ad essere istituita all'interno del cantiere Friuli e si è posta subito l'obiettivo di cercare di valutare e di esaminare i processi socio-economici ed educativi nelle terre di montagna che spesso sono ritenute soggette a processi di debolezza e di marginalità e che invece possono rappresentare occasioni di sviluppo nuovo e di innovazione sia in campo sociale che in campo economico. Da ricordare in particolar modo un percorso itinerante che ha visto diverse tappe, anche se in parte poi modificate a causa della pandemia, che hanno riguardato realtà come Venzone, come Zuglio, e che hanno preso in esame alcuni temi, tra cui le terre alte come laboratorio pedagogico, il frazionamento della proprietà fondiaria, il tema della multifunzionalità sia in campo economico che sociale, i problemi dell'interconnessione tra la montagna e il piano e anche la comunità al centro appunto dei diversi processi della montagna. C'è qualcosa che è rimasto in eredità di questa prima esperienza? Sicuramente sì, una serie di microprogetti. Basti pensare all'organizzazione nell'estate 2021 della rassegna Vicino Lontano Mont e ancora in atto due esperienze, una con la comunità di Resia per valutare la fattibilità di una nuova scuola, una scuola del parco all'interno di questo territorio, di questa vallata, e la ricerca, l'indagine presso la realtà industriale dei servizi della Conca Tolmezzina per quanto riguarda il fenomeno del pendolarismo contromano.